vaporetto, De Val. Tra poco ci separeremo. Il tempo vola, Perigo. Per me è venuto l'ultimo trasferimento, per te l'ultima ora. Beato te. Beato un corno. Voi ve ne andate in un altro carcere, io me ne vado all'altro mondo. Ti invidio, Perigo, l'ho detto e lo ripeto. Proprio non vi capisco. Senti, voglio confidarti una cosa. Tu sei l'ultimo condannato a morte che ho avuto il piacere di assistere. No, prego, il piacere è stato tutto mio. Non mi interrompere, ecco. Tu sai che ho fatto il carceriere tutta la vita. Figlio di carcerieri. Non dico padre di carcerieri perché amo troppo la libertà e non mi sono mai voluto legare con un matrimonio. Comunque sono sempre stato in questo vecchio castello di... che a partire dal lontano 1800 ha ospitato galeotti famosi come il conte di Montecristo, l'abate Faria... Sì, conosco la storia, ma avete fatto una testa come un pallone! Ma Perigo, ti prego! Ah sì, scusate, De Val, sono un po' nervoso. Ecco, sono stato il confidente di tutti i condannati a morte e ho sempre provato nei loro confronti un'invidia sorda, irrefrenata. Ma perché invidia? Loro potevano avere l'ultimo pasto, capisci? Ma non raffinatissimi, annaffiati con vini pregiati. Che cosa non darei per avere anch'io un ultimo pasto? È diventato per me come un'ossessione, un incubo. Perigo, Perigo, tu che cosa hai ordinato? Non mi ricordo più, non ci ho dato troppa importanza. Come? Mi pare... caviale del Don. Caviale del Don! Sì. Aragosta all'americana. Aragosta all'americana. Fegatini di pollo alla Villeroy. Fegatini di pollo alla Villeroy. Crostini di filetto di tacchino. Con salsa supreme? Sì, salsa supreme. Poi macedonia di frutta, gelato di melone. Melone! Sì. Melone! Vini. Ah sì, champagne. Brut. Brut! Brut, vigliacchi! Mi vuoi fare morire? Ma veramente, qui se c'è uno che deve morire, vero? Sì, hai ragione. Però io quando penso a un pasto del genere, io non resisto. Neanche... E i bignè? I bignè? Sì, dico, non hai ordinato i bignè. Ah, no, non mi piacciono i dolci e poi non posso, mi fanno male. Al dente. Quei bei bignè alla cioccolata, alla zabaglione, alla crema che si sciolgono in bocca e non ti cagliano. Ecco, stanno per arrivare il vostro sostituto e il boia. È il tuo ultimo pasto. Perigo! Perigo! Senti, senti, facciamo una cosa. Resto io qui in cella e tu te ne vai via al posto mio, eh? Cosa? Cioè, ma siete impazzito? Senti, tu sarai lontano, eh? Io confesserò la sostituzione di persona. Prima però mi mangerò il pasto e non potranno ghigliottinarmi per questo. No, ma mi metteranno in carcere. Sì, ma dove sto adesso? Dove sto? Tra essere carcerato e fare il carceriere non c'è molta differenza, no? Su, ti prego. Ti prego, ti scongiuro, dammi la giacca. Su, levala. Vabbè, ma roba da farsi, ma mi prenderanno, mi scopriranno. Ma dipenderà da te. Su, vai, presto. Presto, che stanno per arrivare. Vai. Le chiavi. Vieni. Bravo. Senti, gira due volte la chiave, eh? Capito? Perigo! Grazie. Non dimenticherò mai la tua generosità. Ciao, Perigo. Perigo! Ehi, Perigo, dico a te! Ah, sì! Perigo, sono... Perigo, sono io! Se siete il nuovo carceriere... Appunto, e questo è il boia che farà passare a miglior vita. Onoratissimo, signore!
De Waal se ne va. Vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo se c'è tutto. Oh, i fiori. Caviale. Caviale. Frittatina. Aragosta, mi è caduto un pezzo. Salsa suprema. Macedonia. Champagne. Sì, 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 mi sembra che ci sia tutto. Ah! Mancava questo. Grazie. Va bene. Allora. Buon appetito. Grazie. E questi? Vigne? Io lo vedo, ma dico per i gomme. Ma io non li avevo mica ordinati. Una sorpresa. Omaggio della ditta. Che pensierino gentile! Ehi, fermo! No, io quando vedo il bignè non resisto, sa? Ma davvero? Ah, credete che mi sia rovinato l'appetito per un bignè? Ma io ne posso mangiare una dozzina di bignè! Per me i bignè sono come aperitivi! Non quelli, amico mio! Perché assaggiatene uno, sono degli ottimi bignè alla crema. Sì, ma la crema è all'arsenio. Ma l'arsenico è un veleno. Appunto. Questo è un nuovo sistema di esecuzione capitale in esperimento e serve a fare economizzare notevolmente lo Stato, a facilitare il mio compito e a rendere meno penoso il trapasso al condannato a morte. Ma che c'è? Già un dolorino! Oh, niente paura! Passerà subito!